Sarà molto complicato. Ciao a tutti, sono Piera e benvenuti o bentornati nel mio canale. Allora, questo è il primo video che vedrete dopo ben 2 mesi di pausa. 2 mesi per me piuttosto difficili, mentalmente e anche fisicamente, nei quali non me la sentivo per niente di girare video, ma questa non vuole essere una scusa perché io non ho mai detto programmazioni, non ho mai dato scadenze a me stessa, quindi l'ho sempre presa come un divertimento personale ed è quello che continuerà ad essere YouTube. Comunque, siccome non avevo mai dato scadenze, ehi, ciao, sono tornata 2 mesi dopo! Comunque, bentornati! Allora, visto che facciamo un ritorno con il botto, volevo fare un book tag un pochino tipo sclerato. Come sono io in questo momento. Comunque, il book tag che vi porterò oggi si chiama Mid-Year Freakout Book Tag, una cosa del genere, che ho visto ultimamente fare da un po' tanti su YouTube e ho deciso di farlo anch'io, visto che ora sono a casa. Infatti la location è un po' diversa, questo è il mio letto, quello è uno scacciapensieri. Acchiappasogni, non lo so. E lì c'è il ventilatore che funziona, farà un sacco di rumore, però... Ehi, fa caldo! E sì, lì c'è la finestra, entra un sacco di luce e fa veramente caldo, però è sostenibile con il ventilatore, devo dire. Mi scuso per il rumore, ma vabbè. Comunque, cominciamo senza perderci in chiacchiere. Allora, io questo video l'ho visto fare da tanti, però le domande che userò le prenderò dal video di Julie Demar, di Giulia, perché le sue mi piacevano di più, sinceramente. E come ha detto lei, lei se l'è praticamente riscritto e io le ruberò le domande allegramente. Mi disp. Grazie, Giulia, per le domande. Comunque, cominciamo senza perderci in ulteriori chiacchiere perché non voglio far durare questo video 27.000 minuti. Prima domanda: quanti libri hai letto nella prima metà dell'anno? Allora, secondo il simpatico amico Goodreads, che è l'unica persona che riesce a tenere traccia, persona, sito, riesce a tenere traccia di quante cose io stia leggendo, secondo lui ne ho letti 15. Probabilmente non ne ho inseriti alcuni, probabilmente ne ho inseriti alcuni dopo, non lo so. Comunque sono attorno ai 15 libri e sinceramente sono anche contenta perché non sono una lettrice molto veloce, quindi per me è un grande traguardo. Seconda domanda: quanti libri vuoi leggere nel 2018? Allora, sempre su Goodreads io mi sono messa come obiettivo 30, che sono tanti libri secondo me, però boh, magari a qualcuno sembreranno pochissimi, oh mio Dio, io 30 libri li leggo in 2 mesi. Io sono una lettrice molto lenta perché mi piace gustarmi le pagine dei libri e preferisco leggere con molta calma e la sera e basta. Spero di riuscire ad arrivare a 30 libri. Terza domanda: miglior libro che hai letto finora? Allora, probabilmente il migliore dal punto di vista della trama e considerato romanzo, penso che inserirò Isola. Di Siri Ranva Heine Jacobsen, certo, come no? Mi è piaciuto veramente tanto, l'ho letto a giugno, a inizio giugno più o meno, non mi ricordo. Era inizio giugno perché il 7 giugno sono andata a Venezia, vivendo e studiando a Padova. Venezia è raggiungibile velocemente e c'era il Festival I Boreali in tappa a Venezia e c'era appunto lei. E quindi appunto sta leggendo il libro, ho detto beh, approfitto e vado all'incontro. È stato un incontro molto molto bello perché ci sono state anche delle letture e anche delle spiegazioni riguardo a certe tematiche trattate nel libro e penso che questo come romanzo sia stato il migliore letto fino ad ora. Mi è piaciuto veramente tanto, penso sarà uno dei libri preferiti di quest'anno. Quarta domanda: peggior libro dell'anno? Non credo di avere un peggior libro dell'anno. Cioè, non sono stata delusa da libri che ho letto in realtà. Ho guardato anche su Goodreads, ma non ho trovato un libro che mi abbia particolarmente delusa. No, ho letto cose che mi sono piaciute molto quest'anno, quindi boh, sarò stata fortunata, perché di solito, tipo l'anno scorso, la seconda lettura me la ricorderò per sempre, è stata un libro di Banana Yoshimoto che non... Tipo, è stato un parto finirlo, quindi sì, insomma, quest'anno mi è andata bene. Strano, ma mi è andata bene. 5. Il libro che ti ha sorpreso maggiormente? Allora, non so se si possa considerare proprio libro, però è una graphic novel di Bao Publishing, Le ragazze nello studio di Munari. Allora, a me Baron Cioni non è che piaccia chissà quanto,
Però devo dire che questo, cioè, è stata veramente una bellissima lettura, ma veramente bella, non solo dal punto di vista della storia, ma anche, dal punto di vista delle tavole e, di alcune scelte grafiche che l'autore ha adottato, appunto ispirandosi a Munari, e mi è piaciuto veramente tanto. Non credevo, mi ha stupito molto, quindi questo qui è il libro che mi ha stupito maggiormente. Domanda numero 6, nuovo autore mai letto preferito? Allora, quest'anno ho letto più saggi che romanzi, quindi mi è un po' complicato, però se proprio devo scegliere. È Tommaso Montanari, se non lo conoscete, è uno storico dell'arte, ha scritto per la maggior parte appunto saggi, e quello che mi ha stupito di più è stato lui. Questo è un pamphlet che raccoglie alcuni articoli, raccoglie alcuni suoi interventi, insomma, e si chiama La madre di Caravaggio è sempre incinta, e penso che ne farò o un video a parte oppure ve ne parlerò tipo in un video letture, perché merita tanto. Racconta di come effettivamente ci facciamo fregare tantissimo dalle bufale artistiche e anche sul perché lui è contrario alle mostre. C'è un altro libro suo dove proprio spiega perché è contrario alle mostre, però questo è molto interessante appunto anche dal punto di vista delle bufale artistiche, perché non so se sapete, ma in Italia lo Stato italiano è stato soggetto a bufale artistiche molto gravi. E insomma, lui parla di questo. E la sua prosa mi ha stupito tantissimo, anche perché appunto non essendo un romanzo, essendo un saggio, trovo sempre molto complicati da leggere, perché usano una prosa molto pomposa, molto articolata. Invece lui è diretto, va dritto al punto del problema, fa delle frecciatine anche, cosa che ho adorato. Insomma, è l'autore che mi ha stupito maggiormente. 7. Il libro che aspettavi di più, delusione o soddisfazione? Allora, il libro che aspettavo di più da quest'anno, devo dire che da quando è uscito, da quando l'ho visto in libreria, penso fosse tipo aprile. Era un mesetto prima del Salone del Libro, questo qui, uno scialla Corte d'Europa, ringrazio ancora tantissimo Iperborea per avermelo omaggiato, e lo sto leggendo adesso, ma ragazzi, non penso ci sia qualcosa di più soddisfacente di leggere questo libro. È bellissimo, veramente bellissimo, più avanti ve ne parlerò probabilmente perché mi sta piacendo da matti. In brevissimo è la storia inventata di uno scià persiano che percorre e fa un viaggio attraverso l'Europa dell'Ottocento. È molto molto bella, è una storia molto affascinante da un punto di vista che però è alternata dalla storia dell'alter ego dello scrittore. Direi che ad ora è molto molto interessante. Probabilmente lo finirò in settimana visto che non ho niente da fare, non so cosa fare della mia vita e leggerò. Insomma, questa è stata veramente una grandissima scoperta. 8. Sei soddisfatta delle letture della tua prima metà? Sì, come ho detto prima, sono molto soddisfatta perché alla fin fine ho trovato libri che mi sono piaciuti molto, quindi ecco, sì. Sono molto molto contenta. È stato un anno bello dal punto di vista delle letture. Sono molto felice di aver trovato dei libri molto interessanti. Nona e ultima domanda. Un video breve, strano. Quali sono i prossimi tre libri che leggerai? Allora, intanto io in lettura ho questo e questo, che questo l'ho quasi finito e questo sono poco meno di metà. Poi, dopo aver finito questi due, io mi vorrei buttare un pochino su dei saggi. Allora, intanto, Sei pezzi facili di Feynman, perché me l'ha prestato l'anno scorso ancora il mio ragazzo e non gliel'ho ancora tornato, come al solito. Ma ho deciso di leggerlo quest'estate perché intanto è sulla fisica, io di fisica non ci capisco nulla, come già detto in passato, però è un argomento che mi ha sempre affascinato, quindi probabilmente mi butterò su questo. Poi, questo è un ultimo acquisto, è un regalo di mia mamma, La dittatura del calcolo di Paolo Zellini, parla sempre di matematica e altre cose, che la matematica è una delle
cose che mi piacciono di più e mi affascinano di più al mondo, quindi anche questo non vedo l'ora di leggerlo. Lui è lo stesso autore di La matematica degli dèi e gli algoritmi degli uomini, se vi state chiedendo chi è. E poi pensavo di buttarmi invece su una lettura un po' forse, un pochino più tranquilla, ed è Super Bubinda di Aldo Nove. Se non sapete assolutamente nulla di questo libro, vi lascio nell'info box il link al post, mi sembra, dove ne ha parlato Antonio Lombardi. Se non lo conoscete, dovete conoscere Antonio Lombardi. Come fate a non conoscere Antonio Lombardi? Comunque, se non lo conoscete, trovate il post qui sotto perché lui ne ha parlato veramente tanto bene che me ne ha fatto innamorare. Ve lo dico già, è un libro introvabile perché è fuori catalogo, quindi se lo trovate siete fortunati. Io l'ho trovato su un sito internet, tipo a caso, l'ho pagato 2 euro, compresa la spedizione, tipo non lo so. Comunque, non vedo l'ora perché ho letto il primo racconto e basta, cioè, adoro. Ok, in teoria il video è finito. Spero che il video vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto un pochino di compagnia in questa estate torrida. Io torno a fare quello che stavo facendo, cioè nulla. E ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao!